sono paure moderne, come per esempio un'altra paura moderna è quella, che so dirti, del parcheggio. È una paura che non c'era prima, perché tu hai paura non soltanto di trovare un posto nell'apposito parcheggio, che è già una preoccupazione da casa, lo troverò, non lo troverò. Il problema oggi, la paura, è quella di trovare l'autovettura quando ritorni nell'apposito parcheggio. Cioè voi, per esempio, mentre ridete alle mie battute, state pensando che tornando alla vostra autovettura c'è possibilità che non... No? È una paura concreta. Dice, vabbè, ma c'era il posteggiatore. Sì, di quelli, capo, vieni, capo, mettila qua, capo, vieni, vieni, amico, dai, amico, mettila, ti preoccupo, tocca nessuno, amico. Sai quelle facce che tu dici, ma sei sicuro? Sì, diamogliela questa, tanto. E quello, amico, 10 euro, te guardo io, macchina, che vuoi? 10 euro, te la guardo io. Ma tu per 10 euro ma devi guardare così solo la mia tutta la sera. 10 euro. E c'hai paura che sia pure un finanziere, perché quella della finanza se nasconde da parcheggiatore, se eleva la pelle scura e ti fa la multa. Quindi ci sono una serie di paure. Il problema, cioè la paura profonda, non è tanto non trovare l'autovettura, che tanto ci sono le assicurazioni, poi alla fine è la paura di non trovare manco il parcheggio apposito. Cioè non ti ricordi in che zona l'hai parcheggiata, quindi con la chiave ti fai 6 giri di palazzina come un metal detector, vai a vedere se si accende con le 4 frecce e poi è la tua. Ed è una paura esistenziale profonda, e ci parti da casa con sta paura. Allora dici la prossima volta, che faccio? Parcheggio vicino a un luogo che posso memorizzare, tipo un monumento, una fontana, un obelisco. E dice, se non c'è l'obelisco te lo porti da casa. Gente che va in giro con l'obelisco, dice, vai, ci parcheggio la macchina sotto, poi ti spiego, lasciami fare. Sono paure nuove, paure moderne. Per esempio, un'altra paura del parcheggio è legata alla paura dei vigili. E la paura dei vigili, a Roma basta dire, vigili, vigili, gente esce dall'ufficio, i vigili, stanno i vigili in zona, stanno i vigili, vigili, tutta la gente butta la macchina e scappa. Tutti i vigili, vigili, quasi, pure i vigili, dove stanno? Siamo solo io, sono un vigile. E scappano. Ci stanno i vigili! Vigili, da casa disabitata, escono le persone, vigili, gente prende molta macchina e scappa, e poi dici, ma di chi è sta macchina? Io sono venuto con l'autobus, ma come mai?